Buongiorno Valeria Vivanolo, siamo davanti alla scuola del cosiddetto primo nucleo, chiamiamolo ancora così perché è conosciuta in questo modo, la scuola che è stata destinata all'abbattimento, però ci sono delle novità da parte del comitato, è vero? Sì, esattamente, ci sono delle novità. In data 26 di giugno abbiamo inviato una nota al Ministero dell'Istruzione del Merito nella quale chiediamo la decadenza del finanziamento oppure la revoca in autotutela del provvedimento di concessione, in quanto vengono meno i principi, i requisiti di ammissibilità a bando del Comune. Tra l'altro a febbraio stesso, quindi dall'esame di tutte le carte che abbiamo fatto, il Comune di Nardò indica alcuni punti critici che sembrano essere stati scritti dal Comitato in realtà. Questi punti critici li indica e chiede al Ministero la concessione di cambiare sede, quindi di poter ricostruire la scuola in un altro indirizzo ancora non di proprietà del Comune. Mentre il bando chiarisce chiaramente che l'indirizzo di destinazione della nuova ubicazione deve essere già di proprietà del Comune. Abbiamo anche chiesto un incontro, ho protocollato una richiesta il 19 giugno e il sindaco ad oggi non ci ha risposto e non desidera evidentemente incontrarci. Il comitato ovviamente è assolutamente civico, composto da cittadini, non c'entra la politica. Sì. Non c'entra la politica, lo ribadiamo costantemente, non c'è nessun colore politico. Io stessa che ne sono la portavoce non appartengo a nessun colore politico e a nessun partito. La maggior parte di noi è assolutamente libero cittadini e anche le presenze, diciamo, che possono essere riconducibili a un qualche partito sono qui presenti come liberi cittadini, in quanto cittadini non sono favorevoli all'abbattimento. L'abbattimento del primo nucleo e la ricostruzione in un luogo che lo stesso sindaco, in una lettera inviata agli enti che dovrebbero finanziare l'abbattimento e la ricostruzione, lo stesso sindaco dice che quel luogo non è assolutamente idoneo. Non è idoneo e non è idoneo per tante ragioni, per quattro punti che declina, quindi congestione del traffico, il fatto anche che non possa essere ampliato con strutture sportive e quant'altro perché non c'è lo spazio, per tutta una serie di principi che condividiamo. Quindi non è piazza Giulio Pastore non è buona per costruire una scuola, non questo è assolutamente. E allora perché la vuole fare per forza lì? La vuole fare lì perché al momento di partecipazione al bando era l'unico evidentemente terreno di proprietà e questo era un requisito fondamentale, il luogo di ricostruzione doveva essere già di proprietà del Comune. Quindi insomma il finanziamento e questo denaro prima di ogni esigenza reale. Esatto, costruiamo qualcosa perché ci sono i soldi, punto. Esattamente, è sembrata una partecipazione frettolosa e anche la scelta della destinazione, abbiamo quel terreno e su quello ci dobbiamo lavorare, salvo poi poco dopo rendersi conto che non è idoneo, il Comune quindi stesso chiede un altro indirizzo. Un senso di responsabilità e di attenzione verso le finanze pubbliche e la spesa del denaro di tutti i cittadini un pochino approssimativa, direi. Abbastanza frettolosa. Grazie. Grazie a te. Buongiorno all'onorevole Rino Dell'Anna, che è stato sindaco della città, oltre ad aver ricoperto tanti incarichi politici, per cui un'idea di città sicuramente l'ha avuta, la ricordiamo benissimo. Ma io l'idea di città l'ho disegnata quando ho approvato negli anni 2000 l'adeguamento del piano regolatore alla legge regionale. È chiaro che da quella data in poi ancora non abbiamo il punto, quindi, però già in quello strumento urbanistico abbiamo individuato alcune aree che dovevano essere destinate a impianti sportivi, a istruzione, a cultura, a turismo, cioè quindi lì abbiamo disegnato, diciamo, avevamo la visione della città. Questo significa che ogni movimento è come un puzzle, nel senso che la programmazione è quell'idea generale di territorio che ci consente di programmare il futuro, giusto? Di vedere il futuro. Sicuramente. Oppure questo sembra più invece un intervento estemporaneo, dettato da un'esigenza di finanziamento. Io voglio dire che sicuramente è encomiabile la capacità dell'amministrazione di ricercare risorse per la nostra città nei diversi settori, specie le opere pubbliche, dove oggi non è facile captare risorse. Però le iniziative vanno studiate anche rispetto a quelle che sono, diciamo, la visione urbanistica della città, perché da una visione urbanistica, da una scelta urbanistica, ne ricadono poi una serie di
diciamo, problematiche, una serie di problematiche che vanno studiate prima, non si possono poi verificare al momento. Demolizioni, ricostruzioni, sembra che tutto qui stia avvenendo in maniera estemporanea, no? Iniziative d'occasione, tra virgolette. Quanto possono fare male nel futuro alla città del domani queste cose fatte senza un senso e che soprattutto toccano gli interessi commerciali, residenziali delle famiglie che si trovano in questa zona o nelle altre zone soggette a questi interventi estemporanei? Quanto possono fare male al futuro della città? Cioè, come si sta impegnando male il futuro della città? Ma io penso che la mancanza del PUCU, che le amministrazioni che sono venute dopo la mia amministrazione non hanno, diciamo, realizzato, diciamo, un danno che sta provocando oggi gli effetti, o un fatto che sta provocando degli effetti. L'effetto fondamentale è quello di non aver disegnato una visione della città nel terzo millennio e naturalmente costringe le amministrazioni, compresa anche questa, a muoversi così in maniera estemporanea. Qui c'ho i soldi, qui no, investo, e magari facendo danni nel momento in cui si pensa di abbattere immobili che sono alcuni, diciamo, che hanno bisogno di essere, diciamo, rivisitati probabilmente o di essere aggiornati. Però poi mancano quelle che sono invece le strategie che meglio, diciamo, caratterizzano, che meglio dovrebbero caratterizzare la città. Io immagino per esempio quello che oggi manca dal punto di vista delle scelte energetiche di questa amministrazione per la città. Noi, nonostante il PNR ci dà la possibilità di intervenire sulla ricchezza energetica finanziata attraverso i fondi PNRR, questa amministrazione in tal senso non sta facendo niente. Ha intercettato le risorse per abbattere questo immobile. Io, prima di abbatterlo, sapendo che abbattere l'immobile e spostarlo, perché noi non è che diciamo che non debba o possa essere spostato, ma prima di abbattere e spostarlo, capire quali danni provoca alla città. Danni economici, alle attività commerciali, al tessuto sociale, al traffico, alla scuola, perché mette in discussione addirittura anche gli organici scolastici, va ad ammassare nello stesso posto più ordini di scuola e anche ordini di scuola uguali, quindi una, diciamo, molto, con molta leggerezza a mio giudizio si prendono delle scelte. Le risorse vanno intercettate, fa bene intercettarle, però ecco, le iniziative vanno ponderate, vanno ragionate e vanno studiate rispetto a quello che è l'assetto del territorio.